Mi chiamo Simcha Rabinovich, faccio il venditore di ombre. A chi vendo le mie ombre? A gente che l'ha persa. Un'ombra si perde per troppa luce o per troppa oscurità, per troppo vizio o per troppa virtù. Va da sé che la maggior parte dei miei clienti sono dei viziosi, per questo più interessanti. Il cantore di sinagoga Naftule Rosenblatt era quello che si definirebbe comunemente un cane. Ciò non di meno lui era convinto che cantare nella sinagoga fosse il suo destino, di più la sua predestinazione. A nulla servivano minacce, avvertimenti, preghiere, imprecazioni. Lui continuava a cantare imperterrito, straziando le orecchie dei membri della sua comunità. Un giorno assai solenne per gli ebrei, lo Yom Kippur, giorno della remissione dei peccati, dell'interminabile digiuno e della preghiera faticosa in piedi, il cantore Naftule Rosenblatt aveva cantato la struggente liturgia di quella festa in una maniera francamente schifosa. Il Kol Nidrei, una preghiera che ha una melodia di bellezza memorabile, lui l'aveva letteralmente massacrata. Ciò non di meno, era compreso nel suo ruolo, sudatissimo per la tensione interpretativa. Quando gli si avvicina un signore, evidentemente un forestiero, che con fare molto bonario e comprensivo gli dice: caro amico, beh, duro, duro fardello il nostro. Confortato, detergendosi il copioso sudore, il cantore Rosenblatt domanda al forestiero: è cantore anche lei? E il forestiero: no, io macellaio. In West West doch, das ist doch nicht kein Schande zu sein an Uro Mon. Aber der größte Kunde ist es euch nicht. Es war so schön, wenn er so schlecht, wenn ich hab ihm mein eigen Bissen gehoben. Gut. Oi, wenn ich bin Rothschild. Jebel, diddle, 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 ein ganzer Ding. Itzi bitty bom, wenn ich bin ein Reisemob. Jetzt werde schlinge schlange gegangen, a ganzer Tag in Diddle, 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 Dan. Ich wohl gehen, a Deitel, Beitel, Geld, in Gewinn, a Diddle, Diddle, Dan. In Schuld, mir aufgebeut, ach, wo ist wie ein Leid, ein Dafgar mitten von der Stuhl. A schönen Dach fing zu, wo es glanz geweiht. A lange Treppchen kreuz wird laufen auf, a zweite noch länger läuft er ab. A dritte läuft a bissl in der Sonne. Oh, wenn ich mir Rotschild, jedel, diddel, 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 down. Ein ganzer Tag voll, ich sieh bitte bomb, wenn ich bin ein reicher Mann. Jetzt werde ich schling die Schlange ganz, ein ganzer Tag in diddel, 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 down. Ich wollte gehen, ein Deitel, Beitel, Geld. In gewein a deidl, little mar, in svet mein hoir sein voll, mit katschkes in gelt, a stoinen soll die ganze Stut. In tumultig wird sein wie a feierit. In jede wie a Schäufer in einer Rhein geblot, was ruft es, als du wohnt? A reicher Jababababai, Jababababai, Jababababai. Oh, wenn ich mir rutsche, jibbel, diddle, 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 dann. Ich wollte gehen, a deitel, deitel, Geld, in gewinn, a diddle, diddle, dann. Wenn ich mir rutsche, jibbel, diddle, 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 dann. Hoi, hoi!
Gli ebrei sono noti, o per meglio dire notori, per il loro leggendario rapporto con il denaro. Dicono i malevoli, coloro che odiano gli ebrei. Gli ebrei sono avidi, taccagni, senza scrupoli negli affari, attaccati alla vile moneta. Dicono invece i benevoli, i filosemiti. Oh, gli ebrei, che grande talento per le finanze! Sono volgari pregiudizi, mediocri generalizzazioni. Vi prego di seguirmi e io vi aprirò la strada per comprendere il mistico rapporto che gli ebrei intrattengono col denaro. I fratelli e soci Levi, ebrei, hanno un grande emporio dove vendono salmone in scatolette all'ingrosso ai docks di New York, il porto. Emporio molto bene organizzato. Un giorno viene da loro un certo Mr. Smith, evidentemente non ebreo, a comprare una grande partita di salmone in scatolette. Come prima cosa si controlla il fixing, la quotazione del giorno del salmone in scatolette nella borsa di New York, lo stock exchange. Poi si stabilisce prezzo unitario, quantità della merce, ora e giorno della consegna, quelle clausole per la modalità del commercio internazionale per la consegna FOB-CIF, chi ha pratica lo sa. Da ultimo si sigla il contratto. Poi, evidentemente, per confermare con il gentleman's agreement, una vigorosa stretta di mano. Dopo una dozzina di giorni, vi prego di rappresentarvi la scena, si vede avanzare Mr. Smith a grandi falcate verso l'emporio dei fratelli e soci Levi. Mr. Smith è così imbufalito che il suo viso manda a distanza bagliori violastri. Preoccupatissimi, i due fratelli e soci, vedendo così il loro cliente, gli trotterellano incontro e, raggiuntolo, Mr. Smith, qualcosa non va? E lui, vergogna, delinquenti, ladri, assassini, cani, me l'avevano detto, non fare affari con i giudei, ma che gli ostinato. Vergogna! Ma Mr. Smith, perché lei ci aggredisce così? Cosa abbiamo fatto? E forse manca qualche cassone della merce? Sono ragazzi del magazzino, gioventù, pensano solo delle donne. Guardi, non ce l'è problema, il nostro emporio è pieno di merce, mandiamo cassoni mancanti, anche una dozzina cassoni a maggio della ditta. Contento? No, dice Smith. La quantità delle merce non c'entra, è a posto. Abbiamo sbagliato a fare conti di soldi, lei deve avere denaro indietro. Non ce l'è problema, il nostro cassaforte è pieno di liquido. Le diamo quello che deve avere sull'unghia, cash. Contento? No, dice Smith. Il denaro non c'entra, è a posto, è corretto. Abbiamo capito la solita storia. La merce è arrivata tutti rovinati, i cassoni spaccati, gli scatoletti schiacciati, macati. Ma noi siamo assicurati contro quei maledetti spedizionieri. La risarciremo tutto quello che lei vuole. No, dice Smith. La merce è arrivata perfettamente in ordine. L'ora e il giorno stabiliti. E allora, Mr. Smith, cosa diavolo vuole lei di noi due? Io, dice Smith, sibilando odio tra i denti, ho preso una scatoletta di quel salmone, l'ho aperta. Ne ho assaggiato un pezzettino. Quello non è salmone! Quello è cartone! Pressato, indurito, è una pietra, rancida, marcia, e voi siete due assassini! Esterefatti i due fratelli e soci all'unisono. Ma Mr. Smith, ma lei è forse completamente impazzito? Ma senta, caro, questo salmone non è per mangiarselo! Questo è salmone commerciale! È per vendere e comprare, vendere e comprare, vendere e comprare, vendere e comprare, vendere e comprare! Der Ballerboss mit der großen Steigen und auch mit kein Dregel nennt der Ruhes die Bär. Oi, dire, Gell. Soll dir Geld, als ich nicht auf Wurst ziehe. Oi, dir Geld, oi, 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 dir Geld, oi, Bursche, oi, dir Geld, in Gott, oi, dir Geld, mit mein Zell, oi, dir Geld, oi, 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 dir Geld, oi, Bursche, oi, dir Geld. La storiella che vi ho appena raccontato mi ha permesso di gettare
un bagliore ermeneutico su un punto per me assai oscuro della narrazione biblica. Esodo, lo sappiamo tutti, la liberazione che Mosè compie dalla schiavitù egizia e porta fuori gli ebrei, che sono una banda di tribù di dementi schiavi, nel deserto del Sinai per farne un vero popolo, e per questo deve salire sulla montagna santa a costituire una legge e un'etica, parlando col santo benedetto. Mosè prese un appuntamento con i suoi: scenderò fra una quarantina di giorni. Ora il grande profeta, attardatosi nelle questioni delicate, dovette ritardare di una mezza giornata. Cosa fecero quegli scriteriati degli ebrei presi dal panico? Cominciarono a raccogliere tutto l'oro che c'era in tutti gli accampamenti, fino alla più piccola pagliuzza. Lo misero in un grande crogiuolo e fecero una fusione per edificare un idolo, il vitello d'oro, e poi giù a prosternarsi, a fare orge, canti osceni, uno spavento. Quando il grande profeta Mosè, affranto, scese dal Monte Santo con le tavole della legge, vide quello scempio, fulmini e sette, spezzò le tavole, era furioso. Ora, comunemente si crede che Mosè fosse così furioso col suo popolo a causa del grave peccato di idolatria che il popolo aveva commesso. Ebbene, signori, riconosciamolo, l'idolatria è un peccato grave, gravissimo, ripugnante. Ma accidenti, c'è di peggio: fare stare bloccato tutto il contante disponibile in uno stupido vitello. Il contante deve circolare, è così che si fa danaro. Ebbene, perché gli ebrei imparassero la lezione, furono fatti circolare in tondo per 40 anni in un deserto che si può comodamente attraversare in 7 giorni a piedi. La lezione non è più stata dimenticata. Ora, fare danaro da danaro è persino banale, lo dice anche il nostro sapiente proverbio: piove sul bagnato. Ma quando si è poveri, io parlo di una miseria dura, come quella del nostro Moishe Moscovitz. Chi era costui? Un emigrante dalla Russia zarista. Il povero Moishe Moscovitz aveva deciso di abbandonare la pur amatissima madre Russia dopo lo spaventoso pogrom di Chisinau. Che cos'era un pogrom? Una tempesta, una violenta esplosione di furia antisemita, apparentemente selvaggia, in realtà orchestrata dalla polizia segreta dello zar, che scatenava teppaglia, plebaglia assetata di sangue ebraico, e i cosacchi naturalmente. Il nostro Moishe aveva negli occhi quell'orrore, ma non solo, aveva anche i segni delle dure piattonate delle sciabole cosacche sul groppone, e dunque aveva riunito la già numerosa famiglia, venduto la catapecchia, raggranellato i miseri spiccioli, gli aveva comprato i biglietti per la nave a vapore per andare verso la terra promessa. No, non la Israele biblica, la terra promessa di tutti i pezzenti del pianeta all'inizio del Novecento, gli Stati Uniti d'America. Gli ebrei dell'Est chiamavano quella terra nella loro lingua di Golden Medine, la nazione d'oro. Si favoleggiava che laggiù i marciapiedi fossero lastricati del prezioso metallo. E dunque Moishe con la sua famiglia aveva affrontato l'infernale viaggio per nave a vapore. Signori miei, 60 giorni a dormire come le bestie sul pontile, con freddo, gelo, pioggia battente, grandine, oppure cambiando latitudine, afa, caldo, pulci, malattie. Ma alla fine era riuscito a mettere il suo piedino sull'agognato suolo nordamericano, New York, Manhattan. E come primo regalo di benvenuto, le autorità del grande paese avevano impacchettato lui e la sua famiglia insieme a una banda di altri pezzenti, e li avevano schiaffati in una specie di galera nell'isoletta di Ellis Island a fianco a Manhattan, per la quarantena, per vedere se avevano strane malattie, per spulciarli. Dalla sua cella di quarantena il nostro Moishe guarda la Statua della Libertà e pensa al suo futuro in quel grande paese. Non ha più il becco di un centesimo, dovrà trovare un lavoro, mantenere la famiglia, ma non basta. Voi dovete tenere conto che il nostro Moishe Moscovitz era anche un catalogo ambulante di quella che, se mi si passa il termine giovanilista, un po' rude ma assai efficace, definirei la sfiga giudaica. Il nostro Moishe aveva un immenso nasone semita, gli occhi infossati, i riccioli unti e bisunti andavano a confondersi con la barba, che a sua volta si confondeva con un caftano che non era più stoffa ma una roba sdrucita, pataccosa, grassa, che stava in piedi da sola. Aveva una notevole gobba sulla schiena e, secondo la brillante definizione dello scrittore antisemita Drieu de La Rochelle, come tutti gli ebrei aveva anche l'attaccatura dell'anca sbilenca. Cosa questo significhi, cari signori, io non ho mai capito, ma in quanto giudeo talora mi controllo allo specchio, perché non vorrei... Ebbene, il nostro Moishe esce dalla quarantena e cerca lavoro, e lo trova, rappresentanza di Spago nel sud degli Stati Uniti. La fede lo soccorre. In una zona, Virginia, che tutti i sondaggi Gallup dell'epoca davano per essere la più razzista di tutti gli stati dell'Unione. Laggiù odiavano tutti,
neri, mulatti, cinesi, pechinesi, italiani, irlandesi e naturalmente anche gli ebrei. E lui, conciato come ve l'ho descritto, da super ebreo, col blocco dei buoni d'ordine, i campioncini di spago, inizia a battere sistematicamente uno dopo l'altro quei curiosi empori che vanno sotto il bizzarro nome di drug stores per piazzare la sua mercanzia. Non riesce a fare un ordine, in compenso riceve molte cose. Gli lanciano addosso bottiglie di Coca-Cola piene e vuote, gatti deceduti per il vaiolo e altre oscure malattie, pesci marci, sporco ebreo è la parola più gentile che riceve. Ma lui non si perde d'animo, batte questi empori uno dopo l'altro, niente. La luce se ne sta andando, il crepuscolo, non ha fatto un ordine. Come mangeranno la mia famiglia, poverini? Ma con la coda dell'occhio vede un'ultima luce accesa di un emporio. È l'emporio della speranza. Trascina verso quell'emporio i suoi piedi doloranti, un po' sanguinanti, perché ha in prestito le scarpe strette di suo cugino. E arrivato davanti alla soglia di quell'emporio cerca di mettere su un sorriso per ringraziarsi il possibile cliente. A causa della sua morfologia facciale quel sorriso diventa un grottesco ghigno, ma come si dice, nessuno è perfetto. Apre la porta, ring, ring. Carissimissimo amico, lei è un uomo molto fortunato, lo sa. Dall'altra parte del bancone ci sta il razzista tipo. 180 kg, sudato anche d'inverno, mai sbarbato, iscritto al Ku Klux Klan e una cicca eternamente pendente da un angolo della bocca. E uno sguardo, signori, uno sguardo che un occhio di vetro avrebbe un'espressione assai più benevola. Ebbene, il razzista trapassa il giudeo, il quale non si perde d'animo. Come dicevo, lei è un uomo molto fortunato, perché se i stupidi concorrenti non hanno voluto comprare il mio spago, che è forte come l'acciaio, ritorto 4 volte, prima qualità. Io mi sento nel cuore, perché lei è un uomo intelligente, lei farà un bel ordine, non è vero? E diventerà primo dettagliante della zona, e i suoi stupidi concorrenti, la bile gli scoppierà della rabbia. Il razzista, senza scomporsi, dice, ok, giudeo, ok, mandamelo pure il tuo spago. Mandamene quanto va dalla punta del tuo nasone alla punta del tuo pisellino. Quasi si genuflette il nostro Moishe per ringraziare. Lei è un signore molto generoso, veramente il padre eterno la benedirà per 5.000 generazioni. E rinculando se ne va. Dopo 3 settimane di colpo all'improvviso, davanti all'emporio del nostro razzista, arrivano 25 camion tir con il rimorchio. E un gruppo di efficienti spedizionieri inizia a scaricare scatole. Scatole, 3/4 d'ora di lavoro. Il nostro razzista è fuori dal suo emporio catatonico, incapace di reagire. Alla fine dello scarico il capo degli spedizionieri, bel giovanotto, berrettino giallo e rosso, scritta della società, caracollando e sganasciando gomma americana, va dal nostro razzista, gli ficca in mano una busta e gli dice, this is your invoice, Charlie baby, hi, la tua fattura, Charlie bello, addio. Ripartono. Passano istanti come millenni, poi il nostro razzista, Charlie bello, trova la forza di lacerare meccanicamente la busta. Ne estrae una missiva e legge, un foglio, fattura, 25.000 rotoli, di spago, $50.000. Lo sguardo affranto scorre il foglio della fattura e trova in fondo appiccicato con un residuo di cibo colloso, una letterina unta e bisunta. Apre la busta e legge il fogliolino. Carissimissimo amico, anzi permetta di chiamarlo fratello. Noi la famiglia la benediciamo 4 volte al giorno, a colazione, a pranzo, a merenda, a cena. Il nonno erano 2 anni che non si alzava dal letto, viene anche lui a benedirla. Lei è il nostro salvatore, il Signore la benedirà per 1.000 generazioni per il suo fantastico ordine di $50.000. Firmato Moishe Moshkowitz, residente a New York, circonciso a Varsavia. È per noi difficile rappresentarci in questi giorni che sono improntati a una vita consumistica, una povertà vera, dura, spietata. Ma fatemi fede, fino a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, le grandi masse ebraiche dell'Est Europa che vivevano in quei piccoli villaggi chiamate Shtetl, cittaduzze, oppure nei quartieri delle grandi città che ancora venivano definiti ghetti, ebbene, vivevano in condizioni spesso misere, talora miserrime, erano costretti a risparmiare la poca moneta, anche dandosi a delle diete particolari che permettevano di mantenere anche una discreta linea. Prendiamo una di queste diete, la chiameremo dieta del ghetto per convenzione, ed era così, domenica, perché la settimana ebraica comincia in corrispondenza della nostra domenica. Allora, domenica patate, lunedì patate, martedì patate, mercoledì patate, giovedì patate, venerdì patate, ma sabato no. Oh signori, io non so
Quanti di loro possono capire, ma il sabato per quegli ebrei era davvero la radiosa sposa di Israele che scendeva sulla terra ogni settimana, bagnando di luce spirituale il pianeta. E allora bisognava festeggiare e celebrare, e quegli ebrei lo sapevano fare, festeggiavano e celebravano, preparando un grande, fumante, sontuoso pasticcio di patate. Zentica bulbes, montica bulbes, dinstica metafora bulbes, donestica in fraitica bulbes, ubershabes in abuvena bulbes, kigele, zentica voitera bulbes, ubershabes in abuvena bulbes, kigele, zentica voitera bulbes. Ai bulbes, 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 bulbes. Vai, 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 vai. Abre bulbes, vidre bulbes, arvire bulbes, varimes un verces bulbes, uber shams notan al solen, a bulbes, kegele, senti che voi tere bulbes, uber shams notan al solen, a bulbes, kegele, senti che voi tere bulbes. Ai bulbes, 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 Thank you.
le nostre parole, i nostri canti, le nostre musiche sono canti, parole e musiche di gente esiliata. Noi siamo abituati a considerare l'esilio come qualcosa di duro, di spietato, di crudele. È naturale che sia così. L'esiliato è costretto ad abbandonare la sua terra, i suoi cari, i suoi amici, non solo, persino i suoi animali. Ma ancora con questo non si conclude il dolore dell'esilio. L'esiliato lascia alle proprie spalle gli sguardi che hanno fatto la ricchezza dei suoi occhi, i suoni che sono stati l'opulenza delle sue orecchie, i profumi che hanno inebriato le sue narici, i sapori che hanno coccolato il suo palato. E tutto questo si produce in condizioni di coartazione, di violenza, talora di sangue. Tuttavia, se non ci si ferma alla prima considerazione, se non ci si lascia incastrare dalla fatica e dal dolore, l'esilio rivela pian piano un suo splendore straordinario. In quella condizione difficile e precaria, l'esiliato non si può permettere il lusso di riposare sui sogni, sulle certezze dell'autoctono. I processi identitari si rimettono in cammino. L'esiliato si deve interrogare su chi sia, su quale sia il senso profondo dell'esistenza. E in quello stato di disequilibrio permanente germina nel petto dell'esiliato un'anima tormentata, ubiqua magari, ma anche acutamente sensibile. Un grande maestro dell'ebraismo così si esprimeva a proposito dell'esilio. Il Maggid di Meserich diceva: ora nell'esilio lo Spirito Santo scende più facilmente che nei tempi in cui era in piedi il grande santuario di Gerusalemme. Un re fu scacciato dal suo regno e dovette andare a Ramingo. Si arrivava allora in una povera casa dove veniva malamente cibato e malamente alloggiato, ma accolto da re. Il suo cuore era lieto e parlava con la gente di casa così familiarmente come una volta alla sua corte poteva fare soltanto con i suoi più intimi. E così, proprio così, fa anche Dio da quando è in esilio. Questo breve racconto della tradizione hassidica, della mistica dell'ebraismo diasporico est-europeo, adombra l'idea che l'esilio dell'uomo abbia come supremo paradigma l'esilio divino. E nell'esilio le cose cambiano, i confini sfumano, le relazioni trascolorano e anche il rapporto col danaro si altera, oserei dire che diviene quasi metafisico. A questo proposito io vorrei riferirvi di uno straordinario evento, un convegno di miracolistica mondiale. Mi spiego meglio. Ministri di culto delle tre grandi religioni monoteiste convengono insieme per riferire di straordinari miracoli di cui essi stessi furono diretti testimoni e commossi protagonisti. Siamo in una sala congressi all'americana, 7-8 mila posti, gremita fino all'inverosimile, piena come un uovo. Primo relatore a salire sul podio dei delegati è un sacerdote missionario cattolico che racconta così. Amici e fratelli, io vorrei riferirvi di un evento straordinario. Accompagnavo un giorno un gruppo di giovanissimi missionari appena ordinati in Africa. Che gioventù sapeste! Bontà d'animo, dolcezza di cuore e di sentimenti, ma soprattutto spirito di sacrificio e di servizio per mettere in atto la parola del Vangelo di Gesù. Volevano recarsi con determinazione in quel continente dove vive gente martoriata da oscure persistenti malattie, afflitta dalla povertà, per recare il loro aiuto agli umili, così come comanda Gesù. Io li accompagnavo su un fragile cargo sgangherato, perché la nostra missione è assai povera e quel cargo sgangherato è l'unica cosa che ci potevamo permettere come affitto. Ebbene, proprio su quel cargo sgangherato nell'oceano, amici e fratelli, fummo colti da una tempesta
che questo vecchio sacerdote missionario ne aveva viste, viste, ancora viste e più che viste. Ma quella era orrenda! Vento, lampi, tuoni, oscurità, grandine, pioggia battente, onde immense si abbattevano su di noi! Saremmo periti tra i flutti, non c'era dubbio. Cosa poteva fare un umile sacerdote missionario? Ditelo voi, amici e fratelli, l'unica. Io presi il mio rosario, mi inginocchiai e cominciai a sgranarlo recitando le orazioni canoniche. Ave Maria, Padre nostro, Ave Maria, Ave Maria, Padre nostro, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Padre nostro, Ave Maria, Ave... Niente! Mi resi ben presto conto che le orazioni canoniche non sarebbero servite e allora mi rivolsi, come sapevo e potevo, con semplicità di cuore, direttamente a Lui. Oh Gesù! Gesù, Tu sei il Dio della bontà. Tu hai patito le pene dell'uomo. Chi più di Te può capire? Vuoi la mia inutile vita? Ma prendila, prenditi questo vecchio missionario, oramai decrepito. Ma queste giovani pecorelle che fanno quello che fanno per Te, per seguire il Tuo esempio, per rispondere alla Tua chiamata, Tu li salverai, io lo so, perché Tu lo puoi. Salvali, ti scongiuro, salvali, salvali, salvali. Tale era il fervore delle mie preghiere, amici e fratelli, che forse voi stenterete a crederlo, stenterete. Ma fu del tutto all'improvviso, mentre tutto intorno era vento, lampi, tuoni, pioggia battente, grandine, cavalloni di 20, 30 metri, là, ma solo là, dove era il nostro sgangherato cargo, l'acqua si mutò in olio. Si generò per magia un'oasi pacifica intorno a noi che ci portò questa chiazza di serenità, passo passo, in salvo fino al porto di destinazione, mentre tutto intorno, il crudele Poseidone, voglio dire l'oceano incollerito, scatenava la furia dei suoi elementi contro le misere creature che fossero lì nel suo grembo. Si levano dalla platea della galleria applausi immensi, compaiono come per magia mille piccole vele, sono i fazzolettini. Tutti sono commossi, si detergono le lacrime, altri si gettano uno nelle braccia dell'altro, affratellati dalla bellezza del miracolo. Si placa questa emozione e sale sul podio come secondo delegato per l'Islam un magnifico Ayatollah, un uomo possente, dalla barba corvina e dagli occhi fiammeggianti, che racconta così. Amici e fratelli, la potenza di Allah è fuori discussione. Non servono certo i miracoli a dimostrarla. Ciò non di meno, cosa videro queste pupille? Cosa esperirono queste vecchie carni? Va bene, ve la farò breve. Un giorno io accompagnavo un gruppo di devotissimi pellegrini diretti alla Mecca. Dovreste sapere che è compito di ogni buon musulmano rendere questo santo pellegrinaggio nella propria vita. E i miei pellegrini devotissimi andavano a renderlo a piedi nel deserto, io con loro a piedi nel deserto. Quando proprio a piedi nel deserto noi fummo colti da una tempesta di sabbia che questo vecchio Ayatollah ne aveva viste mille e mille, mille, ancora mille e una, ma quella era la più inaudita. Vento, sabbia, vento, sabbia, vento, sabbia, in ogni dove sembrava che il mondo stesso fosse di vento e sabbia, ma non basta. Frammenti acuminati di roccia del deserto mulinellavano vorticosi, ci graffiavano le carni, sanguinammo, il nostro stesso sangue ci accecò, perdemmo viveri, acqua, orientamento, saremmo morti come miserabili scorpioni sotto le dune del deserto. Cosa poteva fare un umile servo di Allah in quelle circostanze? L'unica, avevo tenuto serrato al petto il mio tappetino di preghiera. Lo stesi, cercai in quell'inferno assenso la direzione della Mecca e iniziai battendo violentemente la fronte, chiamando l'onnipotente La ilaha illallah Muhammad Rasulallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulallah, e cominciai a scongiurare. Onnipotente, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Se Tu porterai via la vita ai pellegrini, proprio nell'atto devozionale, gli infedeli trascineranno il nome dell'Islam nel fango. Ridicolizzeranno il profeta! Non oso pensare che cosa faranno del Tuo glorioso nome. Ti scongiuro, non permetterlo. Prenditi la vita di questo vecchio Ayatollah. Non sono che una carcassa inutile, ma salva i devoti pellegrini, ti scongiuro, onnipotente, Tu lo puoi. Salvali per la gloria dell'Islam. E battevo la fronte, mi battevo il petto e gridavo e scongiuravo e pregavo e mi pigeruflettevo con tutta la mia forza quando all'improvviso, fu del tutto all'improvviso, amici e fratelli, forse stenterete a crederlo, stenterete, ma fu del tutto all'improvviso, mentre tutto intorno era vento, sabbia e mulinelli impazziti, roccia del deserto davanti a noi, ma solo davanti a noi. Si aprì una striscia di luce nitida, azzurra,
e quel tappeto volante di azzurrità, come in un racconto delle Mille e Una Notte, ci trasportò sani e salvi, senza più pericoli, fino alla Mecca, mentre tutto intorno, il deserto feroce con la sferza dei suoi venti sadici martoriava le miserabili creature che sono costrette ad abitarlo. Si levano anche questa volta applausi immensi che fanno tremare le pareti della sala congressi. Ancora i fazzolettini per detergere le lacrime, ancora gli abbracci di fratellanza e i miracoli scaldano il cuore. Si placa l'emozione e sale sul podio come terzo delegato per l'ebraismo uno di quei rabbini del genere Fede e Diamanti, New York, Manhattan, Quinta Strada, valigetta 24 ore, caftano nero, borsalino, occhialini al naso, grande barba, che racconta così. Amici fratelli, come sono contento di essere qui con tutti voi, veramente, guarda, perché mi è piaciuto sentire miracoli degli altri colleghi, perché Dio è uno per tutte le religioni e che miracoli abbiamo bisogno, basta vere ciccioline e pornografia. E io veramente non volevo venire, perché il miracolo che ho vissuto, guarda, quando penso tremo dall'emozione, guarda. Ma i miei fratelli hanno detto tocca a noi, Schmil Samuele, sono io molto piccolo. Vai, va bene, non ve la farò lunga. Io camminavo una sera a Manhattan, Quinta Strada, New York, tutti più o meno conoscete. Quella sera, per quella ora, era già molto buio, scuro, strano, perché non era così tardi. E io però ero molto assorto nel mio cervello, perché dovevo dare una risposta a una questione del tribunale rabbinico. Pasticciaccio dialettico giudaico, spacchi un capello in 2, 4, 8, 16, 30, 2000, non cavi un ragno del buco. Ci spacchiamo sempre la testa, ma io dovevo dare una risposta, dovevo trovare qualcosa. Camminavo come un automa, proprio automatico. Solo il mio cervello bolliva, tutta la mia energia era lì, per trovare questa soluzione. E il corpo andava per conto suo. E come un automa sono svoltato in una viuzza. Che cosa posso dire? 87esima, 92esima, 103esima, 115esima, non lo so! Era molto scuro, la viuzza era ancora più scura. Appena sono svoltato, ho fatto 7-8 passi così, pom, sono ciampato dentro una cosa, ho fatto un volo bestiale. Sono volato come una... così, pum, picchiato gomiti e ginocchi, un dolore bestiale. Mi sono alzato mezzo morto e voglio andare a vedere dove che sono ciampato, perché non arriva un altro disgraziato che le succede con me. Vado indietro, mi avvicino, vedo una massa scura per terra. Ma così, è molto buio, non mi avvicino, mi avvicino. Ah! Tesoro di Alibaba, i 40 ladroni ai miei piedi. Porca miseria, non credete, c'era per terra un valigio, un baule, di qui a qui, pieno zeppo di oro, gioielli, dollari, lingotti, lapislazzoli, zaffiri, brillanti, diamanti. Mi dico, tesoro di Alibaba. Come prima cosa ho alzato gli occhi al cielo e ce l'ho detto. Sai che quando vuoi sei davvero un bravo ragazzo? Porca miseria. E poi dopo mi sono guardato in giro, destra e sinistra, perché New York è una città piena di malintenzionati, pieno di brutta gente. Mi sono tolto il capotone nostro del redingot, che ce l'abbiamo per coprire questo che nessuno vede. E dopo, amici fratelli, mi sono molto concentrato nel mio spirito, perché voi dovete capire, amici fratelli, per un uomo solo di prendere di solo un peso così, solo la forza della fede te lo permette. Sono pronto, ciccio bello, stai pronto, non te ne andare, ciccetto, ti chiappo, eccomi! Ah! Mi sono ricordato di colpo che era sabato. Non so quanti di loro, signori, possono capire. Il sabato per gli ebrei è santo, santissimo. La nostra legge proibisce toccare soldi di sabato. No, dico un lingotto, 5 centesimi, devi lasciare. Forse voi pensate che io sono uno di quei rabbini di caricatura che vedete nei film del signor Woody Allen? No, signore, io sono un vero rabbino ortodosso. La legge mi dice non toccare, io non tocco. Poi, per disgrazia, il nostro sabato comincia il venerdì sera. Perché lui ha scritto sul Bibbia, fu sera, fu mattina, fu un altro giorno. Se scrivevi fu mattina, fu sera, fu un altro giorno, potevo prendere cosa ti cambiava nell'ordine della creazione. Dico. Va bene, pazienza. Cosa poteva fare un uomo di fede? L'unica, mi sono messo di pregare. Avete visto forse al cinema come facciamo noi? Io, molto. E poi battiamo mia colpa, mi piglio tutta la colpa che vuoi, ma fai qualcosa. Ma che, niente, non succedeva niente. Vi dico, io sono un uomo onesto.
Io ce le ho dette quattro, sì. Sì, non ce l'ho paura. Ce l'ho detto. Sei molto gentile. Sai cosa succederà? Quasi cadrà in mano di qualche nazi antisemita. Questo sarai contento. Si chiama questo essere popolo eletto? Mi faresti un piacere? Vatti a leggere qualcun altro, lasciaci tranquilli un po'. Come un ossesso, capito? Pregavo, ciondolavo. Vedi che sono d'accordo anche a loro, fai piacere. Allora, cioè, ciondolavo, pregavo, ondeggiavo, gridavo, litigavo, ciondolavo, cantavo, pregavo, litigavo. Quando all'improvviso, amici fratelli. Oh, che cosa straordinaria! Forse stenterete a credere, stenterete, ma fu del tutto all'improvviso. Mentre tutto intorno, nell'America, nel mondo, nel firmamento, nell'universo, era sabato, lì era giovedì. Una cosa, senza... Sei grande, guardi! Ti voglio bene. Bei Jimmy Ruiz, a 25 Jahren, im Sommer ohne Dreie, spiel Jimmy, das war a little. Nell'esilio vanno perdute molte cose, è comprensibile. È singolare invece che a una di queste cose molto preziosa noi non diamo quasi importanza. La nostra lingua, alla prima generazione di esiliati, vacilla, alla seconda si sfalda, alla terza verosimilmente è stata inghiottita nel nuovo territorio linguistico. Tuttavia questo non accadeva alla lingua che noi vi cantiamo, lo Yiddish. La lingua degli ebrei dell'Est Europa, perché lo Yiddish era una lingua di esilio, nata nell'esilio,
per l'esilio, con l'esilio viveva, ribolliva impetuosamente, così come il mosto quando fiorisce la vite. Un grande saggio di Praga, incontrando all'improvviso questa lingua sul proprio cammino, così ne parlava, rivolgendosi a una platea composta da persone della borghesia ebraica praghese di lingua e cultura tedesche. Avanti la recita dei primi versi di poeti ebrei orientali. Vorrei ancora dirvi, egregi signori e signore, che voi capite molto più yiddish di quel che pensiate, il che non può accadere finché alcuni di voi hanno di questo gergo una tal paura che quasi gliela leggo in viso. Lo yiddish è la più giovane lingua europea, non ha che 400 anni e in realtà è ancora più recente. Non ha ancora formato strutture linguistiche così nette come ci sono necessarie. Le sue espressioni sono brevi e nervose. Non ha grammatica. Certi amatori tentano di scrivere delle grammatiche, ma lo yiddish viene parlato senza sosta e non trova pace. Il popolo non lo cede ai grammatici. Esso si compone solo di parole straniere. Queste però non riposano nel suo seno, ma conservano la fretta e la vivacità con cui sono state accolte. Lo yiddish è percorso da un capo all'altro da migrazioni di popoli. Tutto questo tedesco, ebraico, francese, inglese, slavo, olandese, ungherese, rumeno, aramaico e perfino latino che vive in esso è preso da curiosità e da leggerezza. Ci vuole una certa energia a tenere unite le varie lingue in questa forma. Perciò nessuna persona ragionevole penserà mai a fare dello yiddish una lingua internazionale, benché l'idea si offra quasi da sé. Solo il linguaggio della malavita vi attinge volentieri, perché gli occorrono non tanto nessi linguistici quanto singoli vocaboli. E poi perché lo yiddish è stato a lungo una lingua disprezzata. Queste, fra le altre cose, diceva nel 1912 al municipio ebraico di Praga, presentando un celebre attore del teatro yiddish di Leopoli, il genio della letteratura del Novecento, l'ebreo praghese Franz Kafka. Ora, lo yiddish, nella propria lingua in yiddish, si chiama anche mameloschen. Che cosa vuol dire questa espressione? Una traduzione puntuale, precisa, potrebbe essere lingua madre, ma una traduzione petulante e perciò più pregnante sarebbe invece lingua mamma. Noi non ce l'abbiamo bisogno di queste due parole madre e mamma. Mamma basta e avanza. Perché si chiama di noi questo lingua mamma? Perché quando c'è in giro la mamma, il papà non spiaccica neanche una parola. Che cosa è questa leggendaria mamma ebrea, la yiddish mamme? Le signore prego non si risentano, ma come tutte le mamme del mondo direi che è quel animale feroce che tiene nel seno una contraddizione che non si può sciogliere. Amore sconfinato per le sue creature, ma al tempo stesso volontà di dominio su di loro. Stai zitto tu, lo sa la tua mamma quello che è bene, quello che è male per te. Sì signore, anche se ce l'hai 75 anni cosa cambia? La yiddish mamma ha questo micidiale cocktail di natura, ha messo dentro una buona manciata di cinismo, perché l'esilio è duro, signore. Ma un esempio servirà meglio delle chiacchiere teoriche. Una yiddish mamma, cioè una mamma ebrea, regala al bravo figliuolo suo, per giorno di compleanno di lui, due cravatte, due bellissime, setta pura, una rossa, una blu, scelte con amore materno, sia la rossa che la blu, fantastica. Noi parliamo qui di un vero bravo ragazzo. Cosa è un vero bravo ragazzo? Un ragazzo che vuole tanto bene alla sua mammina. In termini clinici ce l'ha un complesso di Edipo come l'Empire State Building di New York. E allora lui tutte le settimane ha questa compulsione di andare a trovare la sua mammina, anche per assaggiare quelli manicaretti così speciali che solo la mammina li sa cucinare, perché come gli dice la sua mammina, la tua moglie, la povera deficiente, brucia anche l'uovo al tegamino. Per andare dalla mamma vi credete che è facile? Ha un rito, signori, eh? Si lava, si profuma, si pettina, vestito grigio ferro, stiratura impeccabile, camicia bianca smagliante, giù. E poi scarpe lucide che ti puoi specchiare, e delle due cravatte di regalo della mamma di settimana prima, indossa quella blu, perfettamente intonata.
poi attraversa la città per andare in casa del diavolo di quella pasticceria che sua mamma gli piace, solo quella che fa quelli pasticcini che si sciolgono in bocca, e vedetelo davanti alla porta della mamma, lavato, stirato, profumato con un pacchettino regalo, un vero bijou. Suona campanello della mamma, suona. Celestiale. La porta si apre con quel tipico movimento casa, dolce, casa. Bastano 15 gradi di apertura di porta che il ragazzo vede la faccia schifata della mamma che lo guarda al collo e dice: allora, caro, cosa aveva la cravatta rossa che non andava? Inesorabile, eh? Allora, veramente. Allora, il poveraccio, mettetevi nei suoi panni, la settimana successiva per andare dalla mamma si annoda tutte e due le cravatte insieme. Questo si chiama effetto mélange, stile Missoni un po' così. E stessa scena uguale in detto, lavato, stirato, profumato, pacchettino regalo, stesso campanello, stessa apertura di porta, stessa faccia della mamma che lo guarda sempre e dice: io te l'avevo detto di non sposare quella mentecata, due cravatte insieme ti sta facendo diventare scemo. Ora vedete, la Yiddish mamma è più che una mamma, è un continente. Per capire un pochettino bisogna esplorare, permettetemi ancora di guidarvi. Guidandovi incontriamo di nuovo un personaggio che vi ho già presentato, signor Moishe Moscovitz, che potrei definire il Bill Gates della circoncisione. Oppure anche Silvio Berlusconi, forse più propriamente, ma insomma bene. Allora, dove lo ritroviamo? Molto vecchio, nel suo letto di morte, ma non c'è da essere tristi, è evento naturale. Lui ce l'ha 102, 105 anni, non si sa, perché l'anagrafe ebraica ai tempi di Zar, più che mettere le date di nascita, dava numeri così. Però lui molto vecchio, un passerottino magro, magro, la pelle trasparente, si vedono le venuzze, e sta così come un passerotto proprio, e ha un sorriso beato. E come non dovrebbe avere un sorriso beato? Per congedarlo nell'ultimo momento intorno al suo letto di morte c'è la grande famiglia, signori miei, 100 persone ci sono, chi non c'è? Figli, figlie, nipoti, pronipoti, propronipoti, e da parte di fratelli, sorelle, nipoti, pronipoti, propronipoti, e cugini fino a quinto grado, perché lui tutti ha aiutato. Per essere onesti, manca una sola persona davanti al letto di morte del povero Moishe Moscovitz, la sua moglie, la Yiddish mamma. Perché manca? Come perché? Sta in cucina? Come si sta in cucina in un momento così naturale? Chi prepara di mangiare per quelle 100 persone? Sì, bravo, li mandi al ristorante e distruggi il bilancio familiare. Oh. E lei soffre, è impasta, ingredienti, e quelle mani sono magiche. Escono profumi, profumi. Uno di questi profumi come un balsamo attraversa il lungo corridoio, puff, colpisce le narici del povero Moishe, che lui ha narici, è ben messo, e lo rianima per un po'. Apre gli occhi nella nebbiolina della debolezza, vede il figlio maggiore, lo chiama Yankele, vuol dire piccolo Giacobbe. Yankele, vieni, papà, devi stare calmo, lasci Yankele, tuo papà già ce l'ha un piede e mezzo nel fossa, non è importante. Parliamo del cose piacevoli, dimmi caro, mamma cucina tarta di mele, vero? Che profumo! Yankele, di a mamma che porto a povero papà prima di grande viaggio un pezzettino tarta di mele, ultima soddisfazione in questa vita, pezzettino di tarta di mele, di a mamma, vai caro, pezzettino. Non tarda la risposta perentoria dalla cucina: ma non se ne parla neanche, è per gli invitati, dopo il funerale. Tanz entgegen mir, nicht entgegen dir. Die wirst dann der Meier denn, nicht weil nur du schläfst. Hey! Tanz entgegen mir, nicht entgegen dir. Die wirst dann der Meier denn, nicht weil nur du schläfst. Oh, das war Kinderlein! So broken ist der Lockschuh-Top, verbrennt der Lucky. Tanzen die Macher, kein ist es, die Kalle in der Mühe. Tanz,
tanzen gegen mir, nicht kann gegen dir. Gibt's dann am Meiden, nicht von nur die Schild. Hey, tanz, tanzen gegen mir, nicht kann gegen dir. Gibt's dann am Meiden, nicht von nur die Schild. Oh, das soll ich. Chi conoscesse questo repertorio sarebbe legittimato a muovermi una severa critica. E una critica, sai, severa, io l'ho ricevuta da una vera mamma ebrea, 100%, 100% ebrea polacca. Le mamme ebree polacche sono per noi la crème de la crème, il meglio del meglio, che contestualmente significa il peggio del peggio. Lei mi ha detto: amore, sai quanto ti vogliamo bene tutti. Perché veramente, ma cosa vuol dire queste due canzoni che hai messo insieme? Perché sarebbe un suite, questo volevi fare? Cosa c'entra? Una è una canzone di festa di matrimonio. E tu sai che cos'è un matrimonio chassidico, caro? Perché ci sei stato tanti volte, non abbiamo avuto il piacere di assistere al tuo. Pazienza, ma lo sai che cos'è un matrimonio chassidico? Cibo, canti, danze, vini, regali, promesse, musiche, un'esplosione del vita. Tutti si divertono, ballano, perfino i rabbini. Ballano e bevono, più bevono veramente, ma insomma ballano. E cosa c'entra l'altra canzone che così, non dico che non è bella, ma struggente così. Perché? E io le ho detto: cara, hai ragione. Il matrimonio chassidico è un'esplosione di vita, di canti, di danze, di gioia, di promesse, persino di erotismo. Un'ubriacatura. Ma il problema è quando ti riprendi dalla sbornia. È allora che hai bisogno della seconda melodia, che mi piace definire estatico-depressiva. Perché ti rendi conto all'improvviso che non hai sposato il figlio o la figlia, ma ti sei beccato la madre, quella madre. Si dice da noi: che differenza ce la passa fra una yiddish mame, cioè una mamma ebrea, e un avvoltoio? Più o meno uguali. Tutte e due ti mangiano il cuore. Ma l'avvoltoio ce l'ha più pietà. Aspetta almeno che sei morto. Ora vedete, se qualcuno mi sente parlare così, dice: signor Simcha Rabinovich, ce l'ha problema con le mamme ebree. Io no, sconfinata ammirazione. Prendiamo un matrimonio in una casa ebraica chassidica, ortodossa. Chi si sposa? Pensate voi, il giovane e la giovane? No, la mamma si sposa ogni volta, scava le viscere. Lei ha organizzato tutto, lei ha scelto intanto sinagoga, e rabbinetto anche lei l'ha scelto. E tutti addobbi, nastri, nastrini, fiori, fiori, tutto quello che c'è.
Poi ha scelto ristorante con tutto un menù: polpettine, salmoncini, dolcettini, pescettini, gelato, tutto lei. Veramente. E ha scelto anche, a seconda dei casi, lo sposo o la sposa. Ma sì, perché se devi maritare una figlia e lasci che si sceglie il marito da sola, sicuramente si sceglierà un deficiente patentato e squattrinato. E se invece devi maritare un figlio e lo lasci cercare da solo, che cosa troverà? Una di quelle scusate. Diciamocelo qui fra di noi in Camera Caritatis. Quando erano le mamme che lo decidevano chi lo dovevi sposare, ce l'erano tutti questi divorzi di oggi? Per niente! Per niente! Ci dovevi solo provare! Allora... e io non vi sto parlando di una mamma ebrea qualsiasi, io vi parlo della Frau Rosenthal. Basta il nome, ricchezza importante, poi aristocrazia della borghesia ebraica. Ciò non di meno lei ha organizzato tutto personalmente, e vediamo nel momento in cui comincia la festa vera e propria. Lei ce l'ha una bella toilette veramente di Parigi, perché solitamente la mamma ebrea è una donna robusta, ma porta bene, così. E ce l'ha anche un grande capelone di Parigi, come un abat-jour. E all'ombra dell'abat-jour c'è il marito, un appendice insignificante, anche fisicamente non rappresenta niente. E arrivano gli invitati, come fanno le mamme, tutte le mamme del mondo, non sanno se piangere o se ridere. Abbracciano, dice, la mia bambina ieri giocava con le bambole, guardi che sposa. E noi diventiamo vecchi, non è così, è così, è la vita. E controlla, poiché i camerieri, perché non siamo a giocare. E nel culmine di questa festa bellissima, che savoir faire, non ci sono più mamme così, donne così. Lei strappa un vassoio di un cameriere per andare a servire personalmente la grande Frau Rosenthal e le sue amiche. E arriva dalla sua carissima amica, la più cara, la Frau Blumenthal, con la sede, dice, cara amica Blumenthal, io la prego, prenda ancora una palpettina. E la Blumenthal dice, no, grazie, cara amica Rosenthal, veramente ho già preso 4. Guardi, cara, veramente lei ha preso 8, ma chi sta a contare? Ora vedete come... come in tutto il mondo si dice, e qui mi commuovo perché ce l'ho una certa età, dovete perdonare, di mamma ce n'è una sola. Ma di noi subito dopo si aggiunge che sia ringraziato il Signore, ci basta. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Thank you.
L'esiliato è come un navigante. Un navigante che si è costretto a navigare, se non proprio in un mare in tempesta, almeno in un mare molto agitato. Ha bisogno di qualche porticciolo in cui rifugiarsi per rigenerare le energie, ma soprattutto ha bisogno di qualche stella polare che lo guidi nella travagliata navigazione. Non c'è dubbio che una di queste stelle polari sia una categoria economica, ma che è anche una categoria dello spirito, dell'anima, se volete, che siamo soliti chiamare correttezza commerciale. Molto semplice da enunciare, molto difficile da spiegare. Ora c'è un giovanotto che sta per ultimare gli studi ed è pronto ad entrare in affari con il padre, che assilla il proprio genitore quasi quotidianamente: tate, io non capisco cosa è questa correttezza commerciale. Il padre dà delle risposte teoriche che risultano però farraginose, inconcludenti, finché un giorno, come se gli si accendesse una lampadina, gli viene una bella idea, chiama il figlio e dice: ragazzo, ce l'ho un esempio che credo ti potrà fare capire cosa è questa correttezza commerciale. Come tu sai, noi a New York ce l'abbiamo un bel negozio gioielleria vetrine dell'angolo, bel negozio. Noi abbiamo merce molto fine perché importiamo dei posti migliori del mondo, di qui, di lì, di Valenza Po, eccetera, eccetera, eccetera. Pensavate che campavo col teatro? E allora, noi abbiamo merce per tutte le tasche. Ce l'abbiamo per chi vuole grif, per quello che ha sua vanità di fare vedere, ma anche chi vuole un oggettino semplice, sempre merce di alta qualità, anche per poco denaro. Fra i tanti clienti, un giorno viene di noi un signore molto distinto, un uomo semplice, ma si capisce di animo fine, che vuole fare un regalo alla figlia, capiamo che ha fatto maturità di liceo. Lui vuole molto bene questa ragazza e vuole un regalino proprio apposta per lei. Allora, molto meticoloso, cerca tutte le vetrine, vetrinette, cassetti, cassettuzzi, bacheche, bacchechine, in mezz'ora. Poi, di colpo, si scioglie ogni dubbio. Ha trovato quello che voleva. Anellino, lavorazione oro antico, pietra dura. Un bijou eccezionale, di gusto, prezzo super ragionevole, $100, tasse inclusi. Abbiamo fatto un uomo felice. Facciamo un pacchettino regalo, grande fioccone. Lui viene verso il cassa, mette una mano in tasca, ha uno biglietto di banca tutto stropicciato, cartocciato. Lo mette così, prende il suo regalo, va fischiando come una cincia allegra. Poi abbiamo una giornata molto difficile. Vengono un mare di clienti, una folla. E fra questi anche parecchi di quelli rognosetti. Sai, quelli che ti dicono: mi faccia vedere questo, quello, quello, anche quello, anche quello, anche quello. Non compro niente, perdo un po' di tempo. Anche quello, anche quello. Alla sera sono stanco come un somaro, ma tocca a me quella sera fare i conti del cassa. Conto, 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 conto. Mi escono nel cassa $900 di più. Da dove escono questi $900? Da dove sono arrivati? Faccio contabilità incrociata. Niente, $900 di più. Ricomincio a spuntare articolo, articolo, soldi, articolo, denaro, niente. Abbiamo nel cassa $900 di più. Non sono 5 centesimi, come sono arrivati? Divento pazzo. Penso, mi viene in mente. Il signore della figlia della maturità. Te lo devo fare una premessa prima. Da noi negli Stati Uniti, biglietto di banca dollaro. Quale caratteristica di dollaro? Cambia taglio, grandezza uguale. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, stessa grandezza. Colore verde, sempre verde. Sì, vero, ce l'hai ragione, cambia dentro quel ovale mezzo di dollaro, faccia di presidente, ma chi guarda più presidente in faccia, che vale la pena. Quel signore euforico, ce l'aveva un biglietto di banca tutto cartocciato, convinto che erano $100, invece erano 1000. Noi in buona fede, non siamo stati, sai, così a guardare, non pareva bello, abbiamo messo nel cassetto tutto accartocciato, credendo che erano 100, invece erano 1000. Adesso noi ce l'abbiamo qui, problema di correttezza commerciale che tu mi domandi. Noi dobbiamo dirlo o non? Dobbiamo dirlo al nostro socio? Questo esempio lascia sempre un po' perplessi. Ho
preso un secondo per chiudere il cerchiolino di nostro discorso. Secondo esempio viene da una bella cittadina polacca che per noi italiani si chiama Łódź, in polacco Łódź. In questa cittadina di Łódź, Łódź, ci sono due signori ebrei, che signori in Yiddish si dice Reb, Reb Bauman e Reb Menzer, che ce l'hanno, uno ciascuno, da due lati di una grandissima piazza, un negozio di gastronomia fine. Delicatessen Bauman, Delicatessen Menzer. Sono buoni colleghi, frequentano la stessa sinagoga del commercianti, le mogli stessa circolo di carte, i figli stessa scuola. È tutto regolare. Ma un giorno di colpo, catastrofe. Perché da Bauman si forma una fila di clienti di un chilometro. La gente vuole entrare come a satanati. Perché? Perché Bauman si è messo a vendere patè di allodola, squisitezza delle squisitezze, a soli 40 zloty letto. Una miseria, già una moneta che si chiama zloty, non molto, ma 40, sì. Allora, il poveretto Menzer come un leone in gabbia, isterico. Che segreto ce l'ha quel delinquente? Tutti i clienti mi vanno via come un pazzo. Un giorno decide spionaggio industriale. Le mogli frequentano lo stesso circolo di carte. Dice alla sua moglie, insomma, indaga con la moglie di quel porco di Bauman. Cerca di capire che trucchi lo fa. Ma la moglie del porco di Bauman è una porca di volpe. Sa come sono i nostri mariti? Ci tengono all'oscuro di tutto. Allora pensa ai figli, ragazzetti 12-13 anni non saranno così scafati, no? Ah no? Come mafiosi di una volta, muti come una tomba. Allora pensa, poveretto, di impazzire, da isterico diventa iterico dopo un po', la bile. Allora decide, va bene, lo prenderò sul lato umano. Speriamo che gli è rimasto un pezzo di cuore a quel cane delinquente assassino. Lo aspetta strategicamente alla fine della funzione del sabato sera, dell'uscita dal sabato, fuori dalla sinagoga, quando si riversa la folla dei fedeli, lo vede, lo apostrofa con una bella voce: caro Reb Bauman, vanno benone i suoi affari. Sì, caro Reb Menzer, non posso lamentare, anche lei andiamo, no? Andiamo. Io andiamo alla malora, per colpa sua. Cosa fa questo? Un collega si fa vendere per una miseria, che bella squisitezza, patè di allodola, penseranno che io sono un ladro, perché lei mi umilia. Bauman teme lo scandalo. Prende Menzer per un lembo della giacca, lo tira in un angolo oscuro, poi dice: niente scalma, la scongiuro, niente scenate, dirò anche a lei, si calmi. Vede caro Reb Menzer, io metto nel mio patè di allodola anche un pochino di carne di cavallo. Questo in tecnica gastronomica si definisce arrotondamento del gusto. Lei arrotonda, ma la gente non accorge? No, non si accorge. E funziona benissimo. Senta, caro Reb Bauman, lei è stato generoso, mi ha spiegato il suo segreto. Per non ce la fare fra di noi cattiva cancarenza, mi dica qual è la sua precisa recetta. Voglio dire, che proporzione fa lei nel suo patè? Oh, caro Menzer, una proporzione molto, molto onesta. Io metto nel mio patè una lodola, un cavallo, una lodola, un cavallo, una lodola, un cavallo, una lodola, un cavallo, un cavallo, una lodola. Thank you.
Кошка штанга бушен со топки шалуфи Тумя вета заходи L'esiliato è un uomo tremendamente fragile. Viene colto all'improvviso da dilaganti malinconie. Oggi siamo soliti chiamare queste sindromi, con termine assai meno poetico, depressioni. In queste circostanze l'esiliato ha bisogno di una spalla su cui reclinare il capo affranto, di una buona parola, di una figura umana che lo conforti. Per 2000 anni l'esiliato ebreo in queste circostanze si è rivolto a una figura assai calunniata, ma sconosciuta in fondo, il rabbino. I rabbini non sono tutti bigi come i gatti. Per esempio, bisogna averne frequentato uno di quelli veri, di quelli che ci credono, quello che frequento io, 17 figli con la stessa moglie, o meglio, la moglie 17 figli con lui. Ebbene, è fantastico, facciamo interminabili discussioni notturne, non sono d'accordo su quasi nulla di quello che dice, ma alla fine mi sento molto confortato. Ora, gli ebrei laici, atei, ateisti, agnostici, su disant, non potendo fare a meno del rabbino, ma non potendo frequentarlo per ragioni di decenza. Se non traffichi un po' con la fede, cosa ci vai a fare da un rabbino? Ebbene, il loro rabbino se lo sono costruiti, su misura, come si fa con un abito dal sarto. Lo psicanalista. Io parlo per esperienza diretta. 8 anni, 4 volte alla settimana. École Freudien. No, non mi riferisco a quella di Parigi, quella di Lacan, quella è la versione Camembert della psicanalisi. Io, Wiener Schnitzel, tosta. È stato un viaggio straordinario, fatemi fede. Ero, diciamo, nevrotico con qualche pulsione fobica, sono diventato depresso cronico. È stato un arco prodigioso. Quindi parlo con una certa cognizione di causa. Io voglio raccontare loro una storia immaginaria. Quanto sia immaginaria lo decideranno poi i loro signori. Siamo a New York. Chrysler Building, bellissimo grattacielo deco. Al 39°-40° piano di quell'edificio, due anziani psicanalisti star della psicanalisi nordamericana hanno lo studio. Dr. Rosenhulz e Dr. Löwenthal. Sono in realtà due ebrei mitteleuropei arrivati insieme negli Stati Uniti per sfuggire alle leggi razziali del nazismo. Si conoscono da sempre e arrivano al primo appuntamento della mattina praticamente insieme, ben inteso, ciascuno ha l'appuntamento col proprio paziente nel proprio studio. Arriva sempre un passo avanti Dr. Rosenhulz, segue un passo Dr. Löwenthal. Un giorno scende la cabina dell'ascensore, si aprono le porte e dentro c'è un nuovo lift boy, un nuovo ragazzino dell'ascensore, Mr. George Brown, 15 anni, di Harlem, un ragazzino nero, che ha delle grandi, grandi ambizioni per la sua vita. Quel lavoro gli serve a mantenersi agli studi e George ha grandi progetti per se stesso, vuole andare in una prestigiosa università. Quindi sta attaccato a quel lavoro come alla sua stessa pelle. Entra il dottor Rosenhulz nella cabina dell'ascensore, si mette a sinistra, segue il dottor Löwenthal, si mette a destra. George schiaccia 39° piano, l'ascensore ascende con crudele rapidità e si arresta con quel tipico movimento da conato di vomito degli ascensori dei grattacieli. Le porte si aprono, dottor Rosenhulz si avvia all'uscita, arrivato sulla soglia si gira e sputa in piena faccia al collega dottor Löwenthal un bestiale sputo e poi se ne va. Le porte si chiudono, George non osa fiatare di fronte ai due grandi luminari, schiaccia 40°. Nel frattempo dottor Löwenthal, come diremmo noi longobardi, senza fanianca un plissé, estrae il fazzoletto, si deterge lo sputo, l'ascensore arriva al suo piano, se ne va. Questa scena si ripete sotto lo sguardo inorridito d'esterrefatto del povero George per 9 mesi di fila, tutti i giorni uguale, tranne i fine settimana, sa va san dire. L'identità del povero ragazzino nero di Harlem va letteralmente a brandelli. Nel suo quartiere per molto meno ci si dà delle scazzottate almeno. Ma lui resiste, ha paura di perdere il lavoro, sono troppo importanti quei due dottori. Ma arriva un giorno, signori, arriva un giorno in cui un uomo deve sapere in che mondo vive. Chi siano gli esseri che lo circondano, deve capire, deve avere una bussola. George decide, lui domanderà, costi quel che costi, anche il licenziamento, anche il disprezzo della famiglia, ma lui deve sapere.
si prepara per 15 notti insonni, guardando la televisione, le sitcom, le soap operas che fanno vedere i signori dei quartieri alti, per acquistare una certa eleganza di linguaggio. E arriva il giorno fatidico. Come sempre inesorabili, i due psicanalisti arrivano un passo avanti Dr. Rosenkopf, un passo dietro Dr. Löwenthal. La cabina dell'ascensore scende, le porte si aprono, all'interno c'è il nostro George Brown, che ha perso 10 dei suoi miseri 58 kg, è teso come una corda di violino ed è sudato, madido. Entra Dr. Rosenkopf, si mette a sinistra, segue Dr. Löwenthal, si mette a destra. George caccia al 39° piano, l'ascensore ascende con la solita crudele rapidità di sempre, si arresta con lo stesso vomitoso movimento. Le porte si aprono. Dr. Rosenkopf si avvia verso l'uscita, arrivato sulla soglia, si gira e sputa in piena faccia al collega Dr. Löwenthal, uno sputo immenso. Puff! E se ne va. Le porte si chiudono. Ma questa volta il nostro George Brown non schiaccia 40°, bensì stop, alt. Poi compito con aplomb domanda. Dr. Löwenthal, I apologize. But please, would you explain to me what is going on here every day? Domando perdono, dottore, ma vorrebbe spiegarmi cosa succede qui tutti i giorni? E poi svacca, perché è un ragazzino sano della sua età, grazie a Dio. Io non posso più vivere così, non so più chi sono, e voi chi siete, mi deve dire qualcosa, perché non gli dà un cazzotto, gli rompa la dentiera, un calcio negli stinchi, per favore, io non posso. Squassato dai singulti, con fare paterno, detergendosi lo sputo, Dr. Löwenthal appoggia una mano affettuosa sulla spalla del povero George per calmarlo. George, amico mio. Non fai così, ti prego. Tu mi fai sentire male, sì? Prego, tu ti calmi. Ma dottore, io... George, io ho tu osservato. Tu sei un buon, bravo, bel intelligente ragazzo. E non è bene per te fare questo. Ti prego, ti calmi, sì? È meglio, sì? Va bene. Sei calmo, George? Sì. Allora fetti, George. Questa tua domanda tu devi fare all'altro dottore. Caro George, tu lo fetti tutti i giorni. Lui mi sputa in faccia a me. Ma senti, George, caro, questo è problema suo, non mio. Oh, Tasur. Oh, vevi. Oh, chiandala. Ehi, oh, Tasur. Oh, Tasur. Sadik, 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 s
Le parole di questa piccola canzoncina paraliturgica dicono più o meno così. È un rabbino, un povero rabbino, che si rivolge al Santo Benedetto e gli dice: mio caro Dio, io sono il povero rabbino Montaigne, mi chiamo così. Io ti scongiuro, allontana da noi la tua collera. Cammineremo con le tue leggi, con i tuoi decreti. Mi chiamo rabbino Montaigne, sono un miserabile rabbino, ma io ti scongiuro, padrone dell'universo, solleva dalle nostre spalle la tua terribile ira e noi cammineremo con il tuo insegnamento, con la tua preziosa Torah, perché così i giusti cammineranno, ma i malvagi cadranno. Prima di cadere una sessantina d'anni fa, i malvagi hanno seminato la nostra terra d'Europa con milioni e milioni di ombre grandi e piccine della gente di questi canti e di queste storie. Alcune tracce. Arone Pachitz, ebreo coi rizzi del ghetto de Cracovia, un miserizzi in port-export morto a Varsavia. Suo figlio Shimon, chirurgo a Vienna, fatto baron per ordine del Kaiser, morto a Gorizia. Paola, sua figlia, cantante d'operetta, fatta a Savon per ordine del Führer, morta a Mauthausen. Gino Parin Pitor, el se firmava, ma in sinagoga sui libri Pola che el se chiamava. Fermà una sera per schiarimenti, portà in risiera. Nessun più lo ha visto il solito caffè del Ponte Rosso. Ieri el camin buttava fumo tutto dei colori su serrade finestre disperate del Rion de San Sabba. Sing, nimm dein Harf in Hand, heulo is geheult und kring, auf seines Trunes den Wach deine Finger schwer wie Herzowitz wehtut. Das Lied, das letzte sing, sing für die letzte Jiden auf Europas Erd. Canta, prendi la tua arpa curva e leggera, e sulle sue corde sottili getta le tue dita pesanti come cuori dolenti e canta l'ultimo canto. Canta l'ultimo canto degli ultimi ebrei sulla terra d'Europa. Schauchen beim Ruhmim, Chometzem Menuchonecho.
che non ne è sru, che dai si vede qua, se no flubi dei curat, venisci per cudo, piau schwitz, mai donna uc, trebui. Vi shore ma canoes rod beropa shene hergu shene hergu shene srufu pachol nisal ve shenon ve agzu che d'uscio a gembavo c'è l'ordine dei cani che noi tre se tocco veo oscuros ne giamai sei Sin besser kennen du vor, leu loi, wenn troer, betroer auch hoi, es ich hoi so. Oh, 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 di noi con nagelo e no come scovo al nostro nome ve noi amo
Oltre cinque lustri, per quanto sia consentito a un vagabondo girovago, mi sono dedicato a studi approfonditi di ebraismo. Ma quando ci si pencola sull'orlo dell'abisso, ci si rende conto che più si studia e meno si capisce e che bisogna continuare il cammino. È difficile rapportarsi all'abisso. Io ho una storia che non vuole spiegare niente, ma forse proprio per questo ha una luce particolare. Un sarto ebreo, il sarto Avraham Litvinov, come molti che avevano avuto l'avventura di nascere in una certa parte d'Europa, in una determinata epoca, era stato deportato ad Auschwitz. Come pochissimi, era sopravvissuto. Avraham Litvinov era un ebreo pio, devoto, molto osservante della legge, ed era un uomo buono, giusto, leale, onesto. Così era prima dell'esperienza dell'inferno nazista, così ugualmente era uscito dall'inferno nazista, dal lager. Appena si era ripreso, era tornato ad essere lo stesso identico uomo di prima e lo stesso identico ebreo di prima. Coi pochi amici sopravvissuti aveva riaperto una sinagoga ed era tornato a ciondolarsi i giorni della festa con il rotolo della legge, con quel tipico ondeggiamento che per generazioni avevano avuto i suoi avi. Un giorno il sarto Avraham Litvinov stava stirando i pantaloni appena ultimati del suo più prezioso cliente. Era un artista nel suo mestiere e quei pantaloni erano un autentico capolavoro. E lui li stirava con dedizione, accarezzava col ferro la stoffa. Quando squillò il telefono, era uno squillo rabbioso, isterico, come avevano i telefoni di una volta. E lui, che sicuramente aveva molte fragilità, fu preso come in contropiede. Qualcosa lo angosciò in quello squillo, corse a rispondere trafelato. Niente di serio, una seccatura burocratica, che purtroppo lo trattenne però al telefono più a lungo di quanto avesse dovuto e previsto. Quando tornò ai magnifici pantaloni del suo prezioso cliente, si rese conto che quei pantaloni erano definitivamente rovinati, bruciati. Fu in quel preciso istante che il sarto Avraham Litvinov abbandonò la fede dei suoi padri. Alzò gli occhi al cielo e, rivolto al santo benedetto, gli disse: «Senti, va bene tutto, ma questo è davvero troppo». Ora, vedete, la questione dell'identità ebraica è assai controversa, è un vespaio, è difficile dare una risposta. Quando mi domandano che cosa sia un ebreo, la risposta più pregnante che riesco a dare è questa: boh. Tuttavia arrivano delle suggestioni affascinanti dai luoghi meno attesi, come questa, che viene dal nostro ridente, ubertoso e vinoso Veneto. Questa è una storiella ferroviaria. Un treno percorre un tratto di ferrovia tra Cavarsere e Trebaseleghe. In una stazioncina intermedia monta sul treno uno di quei leggendari ubriachi veneti, 75-80 anni, poeta dell'etilismo estremo, già all'alba il tasso alcolico alla radice dei capelli. Il genere è un po' questo: un'ombra de vin la mattina, un'ombra de vin la sera, e di giorno, signori, mi raccomando, niente sole, ombre, 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 ombre. Sale sul convoglio, lo percorre tutto, è piuttosto vuoto, ma a lui piace uno scompartimento dove c'è seduto un solo signore assai elegante che legge tranquillo il suo giornale. Vecchietto gli si siede di fronte, si accomoda faticosamente, ma dopo 10 secondi si risporge dal sedile, mette un ditino sopra il giornale del signore e gli dice: «Scusi, signor, scusi, mi cattiveria niente, vin, nero, bianco, però che dico, parmi io a sé ebreo». Il signore ritrae il giornale cortesemente e dice: «Buon uomo, lei si sbaglia, non sono ebreo, e comunque queste cose non la riguardano, vorrei leggere il mio giornale», è così cortese, e gira la pagina. Il vecchietto si dà pace, ma dopo altri 10 secondi col dittino da sotto: «Scusi, signor, che dico, mi go tanta esperienza, che prometto, par mio se abreo». Il signore è ancora cortese ma un po' più brusco, ritira il giornale e dice: «Buon uomo, le ho già detto che non sono ebreo, la prego, voglio leggere il mio giornale, non sono affari suoi», e gira la pagina. Il vecchietto si dà pace.
ma di 10 secondi in 10 secondi dove trova un buchino. Ebreo. Oh, ebreo. Ebreo. Ebreo, ebreo. Il Signore non legge più oramai, ha una contrattura muscolare. Sfoglia rigidamente le pagine e alla fine della lettura si fa, per dire, appallottola il giornale come se fosse il collo del vecchietto che ha di fronte, butta per terra la palla, si alza e dice: va bene, d'accordo, va bene. Devo riconoscere che hai un occhio lungo e fine. È vero, sono ebreo. Sì, lo confermo. Sono ebreo, ebreo. Contento? Ma perché non pensi a te stesso? Guarda la tua età come sei ridotto, vergogna. Hai la sbornia più schifosa che si sia mai vista. Anche il vecchietto si alza e faticosamente cerca una traballante dignità e poi dice: verissimo, signor, garagion, garagion, posso confermare, però a me domani la me passa. Mi reputo un uomo fortunato. Non sono stato vittima di pregiudizi antisemiti, tranne che di uno, ma che non sembra neanche un pregiudizio, anzi, nella forma è il complimento. Sin da quando ero un moccioso di 4 o 5 anni me lo sentivo ronzare tutte le settimane nelle orecchie: voi ebrei siete intelligentissimi. Calunnia! Calunnia grave. Abbiamo fra di noi schiere di deficienti patentati, con un aggravante: che ritenendosi deficienti del popolo eletto sono anche dei gran rompiscatole. Forse l'intelligenza ebraica è qualitativamente superiore ad altre intelligenze? Andiamo, signori, questa è un'idiozia. È quantitativamente maggiore questa intelligenza? Questa è un'idiozia ancora più grande che offende il buon senso. Che cosa dunque? Oserei proporre la teoria del lievito. Il lievito è una sostanza singolare. Ne basta un pochino in un impasto inerte di acqua e farina e quell'impasto si sente preso da una smania espansiva. Direi che, ecco, forse è questo che rende la cosiddetta intelligenza ebraica non tanto migliore o maggiore quanto, se mi è permesso un uso poetico del termine, epilettoide. Ma un esempio mi soccorrerà meglio di queste chiacchiere teoriche. Domando perdono alle signore dell'uditorio, questo esempio è moderatamente scabroso, nel senso che si svolge in un orinatoio pubblico maschile che preferisco definire alla francese pissoir public pour gentilhomme, perché il francese è lingua straordinaria. In essa tutto diventa graziato. Prendete la cacca, in francese è cacà. Due signori assai distinti, uno con l'Oden
e una lobietta tirolese con la classica spighina, e l'altro con un cappotto di cammello e una coppola di assai fine fattura irlandese, stanno facendo pipì gomito a gomito in uno di questi pissoir di ceramica bianca in serie, molto composti. A un certo punto uno dei due pisciatori guarda il vicino con la coda dell'occhio ad altezza d'occhio e a bruciapelo domanda: «Mio eccellente amico, lei è ebreo, non è vero?» Il secondo pisciatore si irrigidisce, in quei luoghi si fanno strani incontri, e dice: «Sì, e con questo ha qualcosa da dire lei?» «No», dice il primo pisciatore, rendendosi conto del possibile equivoco. «No, no, no, mio eccellente amico, niente da dire. Ma mi permetta proseguire l'indagine. Io credo che la troverà interessante. Dunque, lei è ebreo. Posso a questo punto affermare con ottima approssimazione che se lei è ebreo, lei è nato nella città di Chicago. Sbaglio?» A questo punto il secondo pisciatore è stupefatto. «È vero. Sono nato a Chicago. Guarda un po', ci siamo già conosciuti? Sono pessimo fisionomista.» «No, no», dice il primo pisciatore, «mai incontrati, mi creda. Ma mi permetta esaurire l'indagine, credo che ne resterà estasiato. Dunque, lei è ebreo e di Chicago, a questo punto io posso affermare con assoluta certezza che lei in quella città vi è nato tra la primavera del 1905 e l'inverno del 1906. Sbaglio?» A questo punto il secondo pisciatore raggiante: «Toh, un veggente in un cesso pubblico. Lei è un mago, un medium, un indovino. È straordinario, io sono dell'agosto del 6, ma veramente no, no», dice il primo pisciatore, «nessun medium, né mago, né indovino, né veggente. È solo che proprio in quell'anno, anno e mezzo, e proprio nella città di Chicago, il celebre rabbino circoncisore Frank Löwenthal tentò un nuovo tipo di circoncisione sperimentale che egli stesso ebbe a definire circoncisione transversale o anche circoncisione storta. Mio eccellente amico, lei continua a pisciarmi sulle scarpe!» «Tua madre è una ladra, tuo padre è un truffatore, tuo fratello è un volgare baro da strada e tua sorella se la fa con i cosacchi. Tuo nonno è un macellaio rituale, tua nonna una guardiana di bagno pubblico. E tu stesso sei stato raccattato in uno schifoso orfanotrofio. Ma anche con un albero genealogico così malmesso, ogni essere umano ha diritto a una buona vita. Oi vei!» Jest to motka le bojec, po sostia obdalo zbino, a ja sam wylec, ty wies, a ten jechac, kiedy ten do celu wędwóz, daj tate i zaszmawa chórze, daj mamy gawę kwiści ma, on daj buda i zakat jużny, i daj zresztą limita kaza.
Gentili signore e signore, il nostro viaggio sta volgendo al termine. È stato un viaggio un po' lungo, forse, ma dovete perdonarci. Per raccogliere queste quattro storielle e canzonette abbiamo impiegato 3500 anni, poco più, poco meno. Siamo per questo definiti il popolo dalla dura cervice. Io tuttavia non posso lasciarvi, perché in questi tempi difficili devo svolgere il mio compito di trasmettere qualcosa di edificante. E mi impegno con una sola storiella, permettetela ardire, a risolvere, oserei dire per sempre, la bimillenaria disputa cristiano-ebraica, cattolico-ebraica, che ci ha separati, per affrontare i prossimi millenni in totale risonanza e sintonia. In questa impresa mi soccorrerà una coppia si fa per dire, un rabbino e un sacerdote. Siamo in una piccola cittadina del New Jersey, dove il rabbino Solomon e il sacerdote cattolico Henry sono grandi amici. Si onorano, si stimano, si vogliono bene, si rispettano. Un'altra cosa li lega molto. Ciascuno dei due uomini ministri di culto segue con particolare sollecitudine le vicende di un giovane speciale. Per il rabbino si tratta, fra i tanti figli, di Daniel, il figlio delicato, toccato da un segno speciale. Invece, per il sacerdote, si tratta del nipote Franceschino, figlio della sorella gemella, che per questo gli assomiglia in una maniera commovente. Ora, non vi nasconderò che sotto la cenere dell'amicizia cove il fuocherello della rivalità, perché è umano. Ciascuno dei due uomini vede il proprio pupillo migliore di quello dell'altro. Cogliamo allora una conversazione in un momento assai cruciale, quando i due giovani si preparano a varcare quel delicato confine che separa la tarda adolescenza dall'età adulta. Domanda il sacerdote all'amico rabbino: dimmi, Solomon, cosa sarà del tuo magnifico Daniel? Avremo un nuovo rabbino, commentatore delle scritture come suo papà? Con un po' di amarezza il rabbino dice: Harry, no, ti devo dire la verità, il mio Daniel ce l'ha un talentaccio bestiale per l'informatica. Cosa vuoi obbligare lui di essere rabbino, mettergli i bastoni fra le ruote? Non sono più tempi, lasci. Farà informatica. Non ti dico che non è un buon ebreo. Attenzione, noi chiamiamo questo ebreo Shomer Mitzvah, custode di precetto. Lui è il primo in tutto, ma vuole fare informatica. Il sacerdote dice: e che carriera lo aspetta? Beh, guarda, adesso lui va, al college. Solitamente si fa 2 o 3 anni, lui farà 2 o 3 settimane, perché il mio Daniel ce l'ha un cervello come un appartamento di 6 stanze dopo i servizi e mette già in crisi i professori, non sanno cosa rispondere, lui è troppo, veramente, guarda, un genietto. Bene, e poi noi possiamo mandarlo a un'università molto prestigiosa, pensavamo MIT, quello famoso Massachusetts Institute of Technology, oppure alla Princeton, l'università dell'Einstein. Bene, e dunque diventerà doctor in informatica. Frettolosamente il sacerdote dice: un eccellente finale di carriera, ti faccio i miei complimenti, avremo un dottore in informatica. No, aspetta un momento, diciamo, quale finale di carriera? Non ti ho detto che il mio Daniel ce l'ha un cervello come un grattacielo di 60 piani? Lui un giorno sicuramente diventerà professore docente, professor docente Daniel. Beh, complimenti, dice sempre frettolosamente il sacerdote. E questo però, come tu mi insegni, sarà il vertice della sua carriera. Bene, complimenti. Aspetta un momento finale di vertice. Non ti ho spiegato come mio Daniel ce l'ha un cervello di propulsione nucleare come un'astronave, guardi. Un giorno lui verrà sicuramente chiamato a diventare consulente per l'informatica della Casa Bianca, te dico io, guardi. Qui già il sacerdote è roso un po' dall'invidia. Questo è un ruolo prestigiosissimo. Accidenti, una Casa Bianca, consulente. È fantastico. Bene, bene, complimenti, questo però è il culmine, non è vero, il culmine della sua carriera. Bene, bene, bravo. Ma aspetta ancora, sempre fretta, finale, vertice, culmine. Aspetti, guarda com'è lì lontano. Cosa c'è al di là dell'oceano? Dimmi tu che sei intelligente. Beh, la vecchia Europa, bravo, 10 lode di geografia. E là in alto a sinistra, un po' così, dell'Europa, cosa c'è? Scandinavia, bravo, sei fantastico. E il paese più importante di Scandinavia? Svezia, bravo, fantastico. Capitale di Svezia, Stoccolma, bravo, basta. Adesso vado avanti io. A Stoccolma c'è un bello edificio, vetrate, molto elegante. Vedi dentro lì, attraverso la te c'è salone, vedi quelli due uomini in frac? Quello cicciotto che sembra un pinguino, il re di Svezia. Quello di fronte, bello elegante, il mio Daniel. Sai cosa sta succedendo lì? Stanno dando premio Nobel per l'informatica al mio Daniel. Non c'è premio Nobel per l'informatica? Faranno apposta per il mio Daniel, perché ce l'ha un cervello come un buco nero di antimatter, porca miseria.
Il sacerdote è proprio orroso dall'invidia. Premio Nobel è una cosa così importante. L'invidia proprio lo punge, ma aspetta il suo turno. Puntualmente arriva il rabbino, dice: Henry, dimmi cosa succederà del tuo magnifico franceschino. Con i suoi bei riccioli mi passava di mezzo dalle gambe, così. Allora è simpatico. Con un po' di malizia il sacerdote dice: seminario? Seminario. Tutto suo zio, fede, santità, sai così. E dimmi, Henry, io so di voi più o meno, ma che carriera lo aspetto? Beh, carriera è un termine un po' rude, ma se vuoi. Beh, lui prenderà i voti, non c'è dubbio, questo è talmente una luce di fede. E poi il valore dell'obbedienza da noi cattolici è importante, per cui servirà messa in una parrocchia non sua con un altro sacerdote, solo per mostrare che lui è obbediente, perché sai, si tratterà di qualche settimana, un ragazzo così eccezionale, che presto gli daranno una parrocchia sua e diventerà pastore di anime. Questa volta è frettoloso il rabbino. Bello! Che mestiere fai? Pastore dell'anima. Scalda il cuore, bello finale di carriera, ciao, complimenti, aspetta! Non avere fretta tu. Non ti ho detto che il mio franceschino in seminario è così autorevole, ma così autorevole che tutti pendono dalle sue labbra. Pendono, anche il priore, pende. Lui un giorno verrà sicuramente ordinato vescovo. Accidenti, dice... Franceschino con i riccioli vescovo? Tu vuoi dire quel sacerdote importante che sta nel grande chiesa come Duomo con il microfono, che ce l'ha quel bellissimo cappello come la torta, che parla così, lui vescovo davvero? Bene, va bene, io accetto questo, e questo, come tu dici prima di me, questo vertice di sua carriera. Senti, bello, vertice vescovo, complimenti, ciao, aspetta! Non ti ho spiegato che il mio franceschino parla 7-8 lingue già adesso, più il greco e il latino come una mitraglietta. Tam, 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 tam. Per questo io sono sicuro, perché autorevole e coltissimo, lui un giorno verrà nominato cardinale. Al rabbino gli si piegano le ginocchia. Cardinale, tu vuoi dire quello diplomazia vaticana? La, bello, vestito tutto nero con bordino rosso, con mantellino cardinale, che ce l'hanno papalino come il mio, cardinale? Dai, stai esagerando adesso, Franceschino, con i riccioli cardinale. Invece no, dice il sacerdote, anzi guarda, ti posso dire che secondo me la nomina è già partita, sai, da noi si portano avanti, perché cioè, va bene, ok, io accetto questo, e come tu bene ti esprimi, questo culmine di sua carriera, culmine di cardinale, ciao, ti saluto, aspetta, dice il sacerdote, e poi non guarda più l'amico rabbino, guarda in alto, ma molto in alto, e dice: no, se il Signore avesse messo il suo sguardo benevolo e caritatevole sul mio franceschino, e perché non lui, che ha già l'aureola del santo, lui potrebbe ascendere al soglio pontificio, diventare papa. Il rabbino è annientato. Franceschino coi riccioli, papa? Tu vuoi dire quello tutto bianco del piazza San Pietro? Urbi et orbi, orbi. Un miliardo di fedeli, 2 miliardi di orecchie che lo ascoltano, un ebreo neanche in 100.000 anni ce lo può avere questo. Stai esagerando, non ho mai visto un papa coi riccioli. E il sacerdote in preda a una specie di orgasmo dice: invece sì, guarda tu adesso lì lontano, guarda quella luce, io la vedo, è lui che viene avanti tutto bianco, papa Franceschino I. Il rabbino è distrutto, 40 anni gli sono arrivati di colpo, curvo, sente che non c'è competizione, fa per andarsene, ma poi ha un sussulto di orgoglio. Si gira verso l'amico sacerdote e dice: però Henry, devi riconoscere che questo per il tuo franceschino è finale di vertice, di culmine, di apice, di stop di carriera, stop. Il sacerdote non crede alle sue orecchie, guarda dritto negli occhi l'amico rabbino e dice: ma Solomon, ma che razza di uomo sei tu? No, ma io voglio no, no, che cosa pretendi dal mio franceschino? Che cosa? Che diventi Dio? Il rabbino dice: amico mio, io non capisco perché ti scaldi tanto. Perché te la prendi così, dico io. Io vorrei ricordarti che circa più o meno 2000 anni fa uno dei nostri ragazzi ce l'ha fatta. Io non nasconderò loro che mandare uno dei nostri così in alto ci è costato qualcosina, ma insomma non vogliamo lamentarci.
E io vorrei solo ricordare una frase di un vecchio ebreo che ho avuto l'onore di incontrare. Era un uomo dall'aspetto polverosissimo, ma con una luce interiore bellissima. E sembrava che avesse attraversato secoli, continenti, e mi ha detto, però da quei tempi quanta nostalgia, eh? E sai, io ho così tanta nostalgia che la somma degli angoli di cui ho nostalgia è uguale a 360 gradi. Wie me stut vom Geist und Mimes, wie me jede Schleck vertrag, wo es murmeln stille Pfiles, stille Schweiz in der Nacht. Oft mal seht ihr in Kullen, heiß geliebte Wilne Mai, und die alte Wilne Ghetto, in am Neipul dicken Schein. Wilne, Wilne, unsere Heimstadt, unser Bankschaft im Agent. Ach, wie oft es auf dein Nume find mein Euger hohes Atrör. Wilne Gäste, Wilne Teig, Wilne Wälder Bar und Tor. Eppes Neuet, Eppes Bang, sag nur die Zeit Finale. Wilne Gäste, Wilne Teig, Wilne Wälder Bar. Zei den Wäldele Sakrete, fin sein Schoten angehielt, wo geheim es humulere, in so wissen Durst gestielt. Wilne hat den Erschlief vor dem, der Freiheits fin gewebt in die Liebe Kinder ihre mit der Sohn Geist belebt. Will, will ne unser Heimstück, unser Bankschaft hin. Ach, ruft es auf der Mühle, für mein Euge Haus ertrüher. Wilner Gäste, wilner Teiken, wilner Wälder Bar und Tor. Eppes Neuet, eppes Geld, sag nur die Zeit für Stage Orchestra! Grazie dal profondo del cuore. Grazie.
Pausena! Avete ascoltato i maestri della Theater Orchestra, Marian Sherban, Paolo Rocca, Albert Florian Michail, Ashur Janos, Massimo Marcer, Luca Garlaschelli, Emilio Vallorani. Buonanotte.